è una black shot, è una cosa meravigliosa, ragazzi. Cos'è sta roba qua? Cosa abbiamo trovato, Ale? Va, che roba, la miniera perduta. Allora, ragazzi, i sassi comunque, a prescindere dal fatto se usi la gomma o usi il metallo, c'è sempre da setacciarlo. Chiaramente con il metallo puoi adoperare, puoi anche rischiare di buttare su sassi. Con il silicone, non la gomma, ma con il silicone, che è molto flessibile, bisogna setacciare, ragazzi, Non è che potete buttare su i macigni come fanno vedere i grandi cercatori d'oro che pubblicizzano le loro cavalline. Attenzione, che quando versi una palata intera con i sassi e con il fango, tutto l'oro se ne va. Attenzione a non farvi prendere per il culo, ragazzi. Ok? Quando c'è il sasso grosso si ferma. Questo sasso grosso non fa altro che pulire la trappola sottostante. Guardate questa trappola che tiene. Adesso vi spiego quando la gente butta questo sasso. Guardate cosa succede a questa trappola, Viene ripulita. Capito perché i sassi grossi così non devono andare sopra? Ve li fanno vedere, ma è un blef. Ragazzi, oggi vi presento la Black Shot. È una cannellina innovativa, chiaramente con il sistema vicino dei Diggers, l'imbuto smontabile, le trappole double face, cioè quindi che si possono capovolgere, girare al contrario, per una performance differente da quella che è questa inclinazione, che è per le petite. Girandola al contrario è più idonea per le pagliuzze, ciò non toglie che sia da una parte che dall'altra cattura anche l'oro più fine. Questa è Made in Italy, nessuno può avere questo tipo di rete pressata, solo in Italia, ragazzi, solo in Italia. Tutte le altre che vedete praticamente sono costruite da altre parti e forse non sono neanche in alluminio, sono in ferro, che dopo un po' vi si arrugginisce, come il Miner Moss che mettono in plastica, che dopo un mese diventa marcio. Okay. Stiamo parlando di roba di alta, altissima qualità. E adesso andiamo a provarla. Il tappetino iniziale del 100 righe è il classico che usiamo anche nella Raptor, che serve per lavare il concentrato, quindi è un ottimo indicatore quando arrivano le petite, le pagliuzze o i puntini, qualsiasi cosa, non c'è importanza perché questa cattura tutto. Adesso lo andiamo a piazzare e andiamo a vedere cosa riusciamo a recuperare in questo piccolo torrente. Per controllare poi il flusso d'acqua che sia corretto, basta infilare due dita e controllare. Quando vediamo che qua arriva qua e qua arriva qua, chiaramente non va bene, allora possiamo, ecco, in questo momento arriva a mezzo dito e diciamo che va bene. Comunque ci sono anche delle apparecchiature apposta, anche delle app sul telefono che possono indicare la percentuale della vostra canalina. La canalina in questo caso è posizionata all'8-10%, anche al 12%. Queste trappole hanno lì un margine molto ampio di posa, possono essere posate all'8% con un flusso d'acqua abbondante e possono essere posate anche al 14% con un piccolo flusso d'acqua. È la stessa identica cosa. Ok, poi a poco a poco vi spiegherò anche questo sul salottino dell'oro che abbiamo su YouTube. È una serie che siamo già alla terza puntata, dove spieghiamo come si cerca l'oro, come si piazzano le canaline, i materiali, eccetera, eccetera. Una,
una cosa un po' completa, mi sfugge adesso il nome, come si può dire? Enciclopedia. siamo praticamente un'enciclopedia sulla ricerca dell'oro, gratuita per il momento, ma è gratuita per sempre, perché noi siamo, insomma, siamo generosi, diciamo così. Quindi adesso andiamo a setacciare il materiale da versare su questa canalina, che come tutte le canaline, il materiale non può essere versato con dei sassi enormi, perché altrimenti i sassi portano via il materiale che c'è accumulato nelle trappole. Quindi tutte le volte che voi vedete, la gente che vi fa vedere che loro versano qui intalate sul coso, non va bene, non funziona, perché questa qua, adesso vi mostro una cosa, vedete questo sasso? E vedete questa trappola? Sta lavorando. Questa trappola sta lavorando. Se io gli metto il sasso davanti, questa trappola si svuota, guardate. Questa trappola è vuota. Cosa vuol dire? Che i sassi non possono essere infilati dentro una canalina. Il materiale deve essere setacciato nella canalina. Deve essere 1,4 cm, massimo 1,5 cm, come setacciato. Per quale motivo? Perché più grande tende a far fatica a scivolare prima cosa, se si sofferma sulla canalina porta via l'oro che si è depositato nella trappola sottostante. Ci siamo? Quindi attenzione a quello che vedete in giro. Questo sasso non può scivolare via. Questo sasso ha svuotato la trappola sottostante, la vedete che nera? La vedete che nera? È vuota. Se io lo sposto di qua, anche questa diventa nera. Cosa vuol dire? Che ha portato via l'oro, ragazzi. Ha portato via l'oro. Quindi bisogna setacciare in qualsiasi canalina. Non è che Parker è stupido, a prendere le palate con lo scavatore e setacciarlo. Perché non lo metto direttamente in canalina? Per questo motivo, ragazzi. Ok, quindi non fate caso a quelli che vi fanno vedere che buttano tutto sopra di là. Non funziona. Quindi adesso, posizionata la canalina, andiamo a setacciare il materiale. Setacciare, in questo caso stiamo adoperando il setaccio della Garrett, che ho praticamente da 6 anni, fatto in polipilene e quindi super resistente. Come super resistente? Ah, super resistente è la nostra batea vicino a Gold Diggers. Questi sono prodotti indistruttibili, non le cinesate che comprate a 5 euro di plastica che una volta lasciata sole si sciolgono come dei goldoni. Ok, adesso andiamo a setacciare. Ecco qua il materiale setacciato, come scivola via. I puntini si vedono già, Siamo in un posto buono, Siamo in un posto buono? Che meraviglia, ragazzi! Cercare ora è uno spettacolo. Cercare oro è uno spettacolo, e la prospetto lo è ancora di più, è la Black Shot, è una cosa meravigliosa, ragazzi. Guardate un po' come si fa a cercare l'oro, Cos'è sta roba qua? Cosa abbiamo trovato, Ale? Va che roba! La miniera perduta? Abbiamo trovato la miniera perduta! Ma
Ma va, va quanto, va che roba. Finiamo di fare video pubblicitario e continuiamo a scavare qua. Non ci posso credere. Ma che roba? Ma quanta roba c'è qua? Quanto oro c'è qua? Fammi ciucciare, Ale, fammi ciucciare. Allora ragazzi, per ciucciare bisogna lasciarla andare la pompetta, non bisogna avere timore e tenerla chiusa, bisogna lasciarla andare. Adesso vi faccio vedere come in una ciucciata vi ciuccio tutto, guarda, 1, 2, 3, lasciandola andare, va da sola, basta che non la tirate fuori dall'acqua. Il ciucciometro, il ciuccino col dito, il ciuccino, va da solo, lui ciuccia che è una meraviglia. Guardate, non lo stoperò, adesso si è gonfiato, logicamente. Facciamo così, spruzziamo, arriviamo a tirare via l'acqua lasciando l'aria e ritorniamo qui. 1, 2, 3 e 4. Ragazzi, questo è il nostro Santorini. È inutile che ci chiedete di comprare il tappeto. Noi non vendiamo tappeti, non siamo tappetai. Noi vendiamo le canaline di ottima produzione, studiate da anni, con garanzia. Se volete comprare il tappetino, andate dove vendono i tappeti. Okay. C'è ancora qualche puntino qui. No, ce n'è ancora. Ce n'è ancora, ma non ci interessa, perché abbiamo visto che questa canalina funziona da grande e in questo corrente c'è un sacco d'oro. Quindi, piccino Gold Diggers. Ok. Tiriamo sulla canalina e andiamo a lavare quello che è il concentrato aurifero. Molto semplice. Facciamo la canalina in questo modo, vado a prendere. Si riempie il secchio d'acqua, logicamente, non un filo, ma bisogna metterne un po' perché altrimenti non lava. Poi andiamo a smontare quello che è il fermo del tappetino, ok? Queste sono cose che non dovete perdere. Posso anche trovare altri sistemi, ma questo è più semplice, più economico. Se volete che trovo altri sistemi, la canalina sarà di prezzi, veramente. Ok? Sono ore e ore di lavoro per fare questa attrezzatura. Si tira su, così. E si fanno le due cornette. Se vuoi lo tenete giù, Come volete. Si tira su la rete che è precisa a millimetri. Qui non c'è niente. Si lava il sacco. Si prende il tappetino, si sfila dalla sega e si va a lavare. Dentro al secchio. In questo modo. Con abbondante acqua, tappetino in polietileno, super resistente, made in Italy, non made in Cina, made in Italy. Potete morderlo con i dentini, non succede niente. E poi chiaramente andiamo a pulire un attimino questa canalina, giusto per... Si pulisce la canalina, non è che si lascia sporca. Si pulisce, poi si rimette il tappetino dentro la sua sede, si prende e si mette la rete. Questa è in maniera per pepite, sistema per pepite. In questo modo è sistema per pagliuzze. Vedete l'onda? Vedete la piramide? Qua fa due flussi, qua ne fa solo uno. Comunque, seguite il salottino dell'oro che spieghiamo tutte le strategie delle trappole. Si infila qua dentro con una semplice pressione e si chiude. 1, 2. Si prendono le loro viti. I buchi sono fatti talmente precisi e nuovi che
che faccio? Che fatica infilarlo dentro? Potrebbe anche essere sufficiente così, ma per sicurezza andiamo a fermarlo. La stessa identica cosa per questo. Sono esattamente 2 minuti di tempo che possiamo spendere tranquillamente per risparmiare qualche euro.